Sono il dottor Colonna, sono il direttore sanitario dello Spine Center. Lo Spine Center è una struttura che opera a Bologna, in Italia, nel nord dell'Italia, e la struttura si occupa prevalentemente delle problematiche osteomuscolari della colonna vertebrale. Per quanto riguarda gli approfondimenti che stiamo cercando di utilizzare attualmente all'interno dello Spine Center, soprattutto gli approfondimenti nell'ordine posturale. La postura è molto importante in questo momento, attualmente ci sono molti studi che tendono ad approfondire le problematiche del rachide legate a quelle che sono le posture. Circa un terzo del nostro tempo lo viviamo distesi, viviamo a letto, quindi è molto importante, diventa fondamentale studiare e approfondire quelle che sono le situazioni posturali che assumiamo durante la notte. Per quanto riguarda nel dormire, il dormire è fondamentale, la postura del sonno è importante non soltanto da un punto di vista della sua posizione del corpo, ma anche importante per le problematiche del rachide cervicale e come viene posizionato, come viene posturato il capo, quindi la testa. Normalmente le posizioni del sonno sono disparate, sono le posture che gli danno una maggior comfort, un maggior comfort, una maggior sensazione di benessere durante il sonno, quindi sono delle posture inconsce. È importante che in queste situazioni ci sia una condizione ottimale del collo per far sì che non si instaurino poi delle alterazioni che poi durante la giornata si possono eventualmente continuare a permanere nella struttura, condizionando poi la struttura osteomuscolare, quindi la parte ossa, la parte muscolare, la parte dei dischi intervertebrali. Per limitare questo tipo di conformazione, questo tipo di posture, è ottimale utilizzare un cuscino, un guanciale che permetta di mantenere una curva più fisiologica possibile. Ovviamente questo dipende da come uno dorme, da qual è la sua postura preferenziale. Quindi se la postura preferenziale è una posizione supina, avremo bisogno di un cuscino non tanto alto per non creare un movimento di flessione del rachide cervicale. Cosa diversa se invece dormiamo sul fianco, essendoci la spalla come struttura, diventerà importante provare a sollevare un po' di più il capo per mantenere, rispetto al rachide dorsale, il rachide cervicale in asse e quindi non creare delle inclinazioni e delle flessioni, lateroflessioni. Se eventualmente qualcuno ha come abitudine dormire in posizione prona, c'è bisogno che un cuscino sia il più basso possibile per non creare invece dei sollevamenti con un'alterazione invece opposta di iperlordosi.